Signore e signori, preparate i bagagli, perché stiamo per tornare su Pandora. Il 16 dicembre, Avatar 2 approderà finalmente nei cinema di tutto il mondo, lanciando la sua doppia sfida. La prima, riaccendere l'interesse su una saga avviata ormai 12 anni fa, rilanciando il franchise con il primo di 4 sequel previsti sino al 2028. La domanda è, il pubblico avrà davvero voglia di riabbracciare Jack e Neytiri dopo tanto tempo? Noi siamo fiduciosi, perché potrebbero bastare le prime immagini mozzafiato per creare hype attorno alla saga. La seconda sfida? Sperimentare con la tecnica cinematografica, perché come sempre James Cameron concepisce ogni film come un pretesto per alzare l'asticella della tecnologia. E Avatar 2 sembra promettere nuove meraviglie, visto che dovrebbe mostrare scene subacquee mai viste prima. Qualche ora fa l'ambizioso sequel è stato descritto nei dettagli al CinemaCon di Las Vegas da James Cameron in persona. Il regista e i produttori hanno svelato titolo e trama di Avatar 2, e allora scopriamo insieme cosa hanno svelato. Dopo aver solcato i cieli di Pandora, è l'ora di sprofondare nei suoi vasti oceani. Avatar 2 ha sempre promesso di legarsi tantissimo all'elemento dell'acqua, e il titolo ufficiale lo conferma a gran voce. E infatti il sequel si intitola Avatar The Way of Water, titolo evocativo che promette di spingere la tecnologia della performance capture verso nuove derive, visto che è stata rivista e perfezionata a causa delle riprese subacquee. È cosa nota infatti che tutto il cast si è allenato tantissimo per girare sott'acqua, e voci dal set raccontano di un'incredibile Kate Winslet capace di restare in apnea per quasi 7 minuti. Nel corso della conferenza il produttore John Landau ha svelato un po' di dettagli sulla trama del film. Landau ha detto: «Uno dei punti di forza degli script di Cameron è che sono sempre universali, ed è facile medesimarsi nelle tematiche della storia. Al centro di ognuno dei 4 sequel ci sarà la famiglia Sully, e ogni storia sarà molto indipendente e avrà una sua conclusione. Ogni film quindi avrà un epilogo soddisfacente, ma quando si prenderà in considerazione l'intero percorso, i 4 film comporranno un'unica epica saga». La storia di Avatar The Way of Water è ambientata 10 anni dopo il primo film. La famiglia Sully vive serenamente su Pandora, almeno sino al ritorno della crudele impresa di estrazione RDA. E così Jake, Neytiri e Prole saranno costretti a fuggire dalla loro casa per spingersi verso un posto sicuro, ovvero la barriera corallina. Qui incontreranno un nuovo clan, prima sconosciuto, e i Sully diventeranno dei veri pesci fuor d'acqua, sia culturalmente sia a livello ambientale. Durante la conferenza è stato mostrato anche il primo agognato teaser del film, che noi vorremmo vedere tipo subito, ma dovremmo aspettare. Sì, perché il teaser di Avatar The Way of Water non arriverà sul web, ma direttamente al cinema. Sì, perché sarà distribuito assieme a Doctor Strange nel multiverso della follia. Quindi la settimana prossima avremo un altro buon motivo per andare a trovare lo stregone nelle sale. Il teaser verrà poi rilasciato online una settimana dopo, quindi attorno al 12-13 maggio. Chi ha visto il filmato a Las Vegas lo ha descritto bello e familiare, pieno di ampie vedute su Pandora, nuove creature e tante nuotate subacquee. Nel filmato Jake ha un nuovo taglio di capelli e ci sono molti bambini navi. Il teaser è quasi tutto muto, impreziosito dalla colonna sonora di James Horner. Pare inoltre che l'unica battuta sia pronunciata da Jake, che a un certo punto dice: «C'è un'unica cosa che so, ovunque andiamo, questa famiglia è la nostra fortezza». Insomma, ancora qualche giorno e finalmente potremo gustarci le prime immagini ufficiali di questo secondo Avatar, che noi, ve lo diciamo, aspettiamo con il cuore e gli occhi pieni di speranza. In realtà molti giustamente dubitano che dopo tanti anni si possa creare attenzione su questa saga, ma non dimentichiamoci che stiamo parlando di un certo James Cameron, ovvero di un grande regista che quando c'è da creare spettacolo e film che assomigliano a veri e propri grandi eventi cinematografici non è secondo a nessuno. Come detto prima, noi crediamo che se il primo teaser mostrerà meraviglie, il fuoco dell'hype si accenderà subito. E voi da che parte state? Pensate che Avatar La Via dell'Acqua possa riaccendere l'amore per la saga, oppure è troppo tardi? Come sempre, diteci la vostra nei commenti.